Grazie Presidente. Quando questa nazione avrà superato finalmente la pandemia, temo, ed è una paura sempre più concreta vedere i vostri provvedimenti, che questa stessa nazione non avrà più il senso dell'equilibrio tra i diritti, la coscienza di denunciare i soprusi e il coraggio di difendere la libertà degli altri anche quando le convinzioni degli altri sono diametralmente opposte alla nostra. Lo temo perché voi cercherete di far passare questo provvedimento nuovamente con un voto di fiducia, e cioè sostanzialmente legando la sorte dei singoli parlamentari alla sorte del vostro governo. Ed è evidente che solloticando le loro poltrone troverete contrari a questo provvedimento, così come avete trovato contrari ai provvedimenti precedenti soltanto noi, Fratelli d'Italia, questo gruppo di parlamentari piccolo ma fortemente rumoroso, che da 2 anni a questa parte sta dicendo a questo governo e a quello precedente che avete sbagliato totalmente tutto e che siamo disposti a mandarvi a casa anche a costo di elezioni, anzi chiediamo immediate elezioni, pur di non vedere più lo scempio a cui state condannando i cittadini italiani. E quando gli italiani si chiedono: ma come mai questo governo non cade? E come mai? Perché questo governo va avanti con i voti di fiducia e ancora oggi vedrete nei prossimi giorni sfilare chi non vuole mollare la poltrona e accetta un compromesso al ribasso vergognoso che calpesta i diritti degli italiani in questo momento. Questo provvedimento nello specifico non dovrebbe ammettere il voto di fiducia, perché riguarda i diritti fondamentali e qui, riguardando i diritti fondamentali, richiederebbe un dibattito ben più ampio dei singoli discorsi dei singoli parlamentari di Fratelli d'Italia con un'aula vuota. Adesso sì, fatela la foto dell'aula vuota, perché qua si sta parlando del Super Green Pass, dell'impedimento a centinaia di migliaia di lavoratori di andare a lavorare liberamente e di esercitare i diritti più basilari, andare in un albergo a dormire, entrare in un ristorante per mangiare, entrare in un bar, muoversi. Il diritto al movimento, un diritto fondamentale riconosciuto da tutte le dichiarazioni sui diritti umani. Di questo si sta parlando oggi e qua il dibattito c'è soltanto perché i parlamentari di Fratelli d'Italia vi stanno inchiodando con i loro discorsi, che lei potrà ritenere noiosi, ma sono doverosi, in un'aula vuota, e lo ripeto, vuota, fotografatela, perché evidentemente questo discorso non interessa quanto più la poltroncina che va salvaguardata col voto di fiducia. Chiamare questo provvedimento liberticida è un regalo. Qui non siamo neanche più, siamo ancora generosi nel definire questo provvedimento liberticida. Bisogna fare chiarezza. Questo è un provvedimento che obbliga alla vaccinazione, che obbliga gli italiani al Super Green Pass, ovvero alla vaccinazione o alla guarigione, un obbligo occulto, perché l'obbligo di vaccinazione va messo soltanto per legge, invece il Super Green Pass è un obbligo occulto, ipocrita e dimostrazione della vostra assoluta assenza di responsabilità, ma tant'è. Questo provvedimento obbliga al Super Green Pass per accedere appunto a ristoranti, hotel, addirittura trasporti, e nei trasporti ci metto i servizi essenziali. E allora facciamo chiarezza: è una misura sanitaria? Questo provvedimento è una misura che è estremamente necessaria per garantire la salute pubblica, come voi sempre dite? No! La risposta è no, perché in mesi di applicazione di un Green Pass restrittivo in Italia, oltre che al Super Green Pass,
che si applica in fallimento del Green Pass successivo, perché le misure restrittive precedenti sono già fallite, il numero dei contagi non è diminuito. E ancora ci ricordiamo le dichiarazioni, anche nelle conferenze stampa istituzionali, in cui dicevate che il Green Pass era il salvaguardare delle libertà perché nessuno si sarebbe più contagiato. Bugie! Avete detto delle bugie! Non è diminuito il numero dei contagi e quindi sotto questo profilo non può essere considerato una misura sanitaria. Ma anche guardando il rapporto con i paesi che non hanno applicato queste misure, né il Super Green Pass oggi, né il Green Pass prima, né devo dire gli obblighi vaccinali, penso per esempio al Regno Unito, dove l'obbligo vaccinale è soltanto per alcune categorie di sanitari, è appena entrato in vigore. Ecco, lì c'è il crollo di tutte le vostre dichiarazioni e di tutta la vostra supponenza, perché andiamo a vedere i numeri del Regno Unito. Il Regno Unito ha ad oggi 70.160 casi nuovi, al giorno di ieri 88 morti, 152.000 totali, 272 in media in una settimana. L'Italia ha 157.000 e rotti casi nuovi, il triplo, il doppio, i decessi totali 141.000, 248 morti, 248 morti contro 88 e 295 di media nell'ultima settimana contro i 262 di media del Regno Unito. E questo nonostante lo scarto di milioni di abitanti assoluti. E questo nonostante lo scarto di vaccinati secondo vaccinazione completa, 76% contro il 71,3%. Come se lo spiega il governo questo? Come se li spiega al governo questi dati? Glielo dico io, è una banalità. Nel Green Pass, nel Super Green Pass, servono a diminuire i contagi e a evitare le morti. Questa è la verità. Non è una misura sanitaria, dunque. Se, sottosegretario, se sono vere le dichiarazioni che ho letto in questa giornata, francamente lo ritengo ancora più incomprensibile quello che state facendo. Io stamattina ho letto di dichiarazioni di autorevoli esponenti di questo governo, non voglio fare nomi e cognomi, in cui si dice che ci si appresta ad adottare misure per cui contagiati asintomatici potranno circolare. Voi state creando la Repubblica in cui i contagiati potranno circolare liberamente e i non contagiati, solo perché non vaccinati, dovranno essere chiusi in una teca, neanche a casa loro, dove si trovano in quel momento. Questo state facendo. Ha una razionalità tutto questo? Posto che la vaccinazione impedisce di arrivare alle terapie intensive, ma signori del governo, le terapie intensive dovreste anche farle, visto che adesso non avete neanche la scusa che non ci sono i soldi. Poi si va a vedere i dati, metà delle terapie intensive sono stati creati nonostante gli scostamenti di bilancio, metà. Beh, posto che la vaccinazione serve a non arrivare alle terapie intensive, che cos'è quella misura che fa circolare i contagiati e chiude invece in casa loro, se sono fortunati, o nella propria macchina, casi concreti verificati, i non contagiati ma non vaccinati? Qual è quella misura che fa passeggiare per le nostre strade i contagiati, continuare a far circolare il contagio e invece tiene chiusi coloro che non sono contagiati ma devono rimanere in un lockdown di fatto solo perché non vaccinati? Non è una misura sanitaria. È una misura economica? E no, non è una misura economica.
perché non è una misura economica? Perché noi ci troviamo oggi in un lockdown di fatto, e per quanto voi diciate che non sia così, basta andare a parlare con un ristoratore, un barista, un albergatore, per dirvi che il loro lavoro è fermo, tanto da essere costrette a chiedervi ristori. In due anni, loro si trovano con un lockdown di fatto, ma di fatto senza un ristoro, senza un aiuto concreto da parte di questo governo che ha creato questa situazione. Serve a impedire la DAD? A garantire ai nostri ragazzi il diritto alla scuola e all'istruzione, ad avere un'infanzia felice, a poter stare con gli amichetti? No! Perché la DAD è ricominciata! È una realtà! Ed è ricominciata nel caos di presidi e insegnanti che si sono ritrovati esattamente nelle situazioni di mesi fa! Ma intanto sono passati 2 anni e li avete fatti perdere ai nostri ragazzi, compromettendo pure il loro diritto al futuro. È una misura che serve a garantire il futuro dei nostri ragazzi? Assolutamente no. No. È una misura che serve a migliorare le condizioni economiche anche di chi ha il Green Pass e può andare a lavorare? No! Perché siete riusciti a fare dei lavoratori di serie A e di serie B, costringendo a spendere 225 euro al mese a persone che portano a casa 1000 euro al mese e devono scegliere se vaccinarsi o mettere nel piatto dei propri figli il cibo. Questa è l'Italia che voi avete creato con questi provvedimenti, altro che liberticidi. Questa non è altro, quest'ultimo non è altro che un provvedimento di natura squisitamente politica, ma dotato di una cattiveria nei confronti degli italiani, che emerge in tutta la sua potenza quando ci accorgiamo del contrasto sociale che si è creato all'interno delle nostre piazze, che non è meno pericoloso della pandemia e che pone dei problemi di sicurezza e di diritto pubblico che non sono da sottovalutare, che vengono costantemente alimentati da politiche restrittive che non fanno che esasperare gli animi anziché quietarli. Quella pacificazione sociale per cui voi dovreste essere nati. Ma dov'è? Non l'abbiamo visto. È un provvedimento che serve ad acquietare gli animi e a creare unità nazionale? No! È una misura che tiene fuori da un ospedale una donna incinta e la costringe ad abortire in un parcheggio davanti a un ospedale. Ma non fa un po' schifo tutto questo? È una misura che costringe un uomo da giorni a stare chiuso nella propria macchina, nell'impossibilità di tornare a casa. Non di andare in giro chissà dove. Se volesse andare all'estero probabilmente potrebbe farlo, solo perché non è vaccinato. Quella persona, che spero in questo momento non sia più nella propria macchina in Sicilia in attesa di poter avere un lascia passare dal governo per poter rientrare in casa nella terraferma, potrebbe andare in questo momento all'estero, non può tornare a casa sua. E non solo non può tornare a casa sua per il vostro provvedimento, ma se deve mangiare non può andare in un bar, non può andare in un ristorante, se deve dormire non può andare in una struttura recettiva, non può neanche fare pipì in un esercizio pubblico, tra un po' non può neanche entrare in un negozio per comprarsi il cambio, deve per voi marcire in una macchina. Questa è la vostra umanità, questo è il vostro senso di equilibrio tra i diritti. Io vi ricordo che anche
all'inizio di questo incubo della pandemia, quando non si sapeva come arginarla, quando il vaccino non si sapeva neanche se era possibile in tempi brevi, voi avete garantito giustamente alle persone di poter tornare a casa propria e a farsi lockdown in casa propria, nella solidità e nelle garanzie che una propria casa dà. E non lo state facendo ora, tenendo bloccati tanti italiani nell'impossibilità di tornare nella propria casa. Ma qual è la nazione che impedisce ai propri cittadini di tornare a casa propria? Qual è? In compenso gli sbarchi continuano ad avvenire, a casa nostra può entrare chiunque. Chiunque! Poi le nostre case possono essere occupate e a loro non succede assolutamente niente. Ma chi deve tornare a casa propria viene lasciato al suo destino. Un destino disumano per una vendetta di Stato. Una vendetta di Stato, quella che si sta consumando in questi giorni nella nostra nazione per colpa soltanto e responsabilità soltanto vostra. Io spero che quel cittadino e quella mamma, a maggior ragione perché quella mamma era davanti a un ospedale, all'ospedale non è stata fatta entrare, chieda il risarcimento e vi mette in mutande. Chieda il risarcimento per quello che ha dovuto subire, posto che un figlio perso non esiste soldo che può riconsegnarlo. Ma tutto ciò avviene mentre in questi giorni, e questo è veramente, perdonatemi, è paradossale, mentre l'EMA è oggi con l'eco di vostri esponenti che dichiarano quelle dichiarazioni, l'EMA ha detto: attenzione, fermiamoci un attimo con le dosi ogni 3-4 mesi, perché rischiano di colpire il sistema immunitario e non abbiamo dati. E non abbiamo dati. Questo ha detto l'EMA ed è questo il motivo per cui Locatelli oggi ha detto che eventualmente solo le persone fragili, non si capisce per quale criterio, però l'ha detto, solo per le persone fragili eventualmente dovranno andare nell'indirizzo della quarta dose. Creando una confusione nella confusione, perché non ci si capisce più niente, nello stesso giorno voi chiedete la fiducia per impedire a una persona non vaccinata, che non ha la vaccinazione completa, di entrare di usufruire dei servizi essenziali, e poi apre la stampa, ammesso che possa andare in edicola, e legge le vostre dichiarazioni autorevolmente confortante dall'EMA, che evidentemente in un certo momento ha detto: sì, questo farmaco l'ho autorizzato, ma non l'ho autorizzato per come lo state utilizzando. Questa è la serenità in cui avete messo gli italiani. In tutto questo addirittura Amnesty International ha detto che in Italia c'è un problema laddove si impedisce la circolazione, e ripeto, addirittura si impedisce di tornare a casa. Amnesty International l'ha detto. Se non volete credere a noi, almeno quei rapporti di Amnesty International dovreste leggerli, posto che non potete sventolarli solo quando piace a voi, e cioè quando sono a difesa delle ONG e non sono a difesa degli italiani. Questo dovreste leggerli tutti. Dovreste leggerlo anche l'ultimo. E tutto questo avviene a corredo di un'analisi di come sono avvenute le cure del Covid, soprattutto le cure domiciliari, o meglio, le non cure domiciliari. Si viene a scoprire che gli anticorpi monoclerari in Italia sono stati utilizzati solo per 32.500 casi, e che il TAR ha dato
torto al governo sulla gestione della vigile attesa. Già solo questo comporterebbe le dimissioni del ministro Speranza, già solo questo, senza contare gli ulteriori motivi per cui dovrebbe dimettersi e che ha incanellato in questi anni come un campione. Già solo questo. In tutto questo si aprono gli opinionisti al governo della quarta dose, qualcuno non lo vediamo più perché è stato smentito e ha avuto la dignità di scomparire. E in questo caos, negli ultimi giorni io ho addirittura sentito parole che se avesse pronunciato uno seduto in questo piccolo spicchio del Parlamento sarebbe stato impalato in pubblica piazza. Io sto sentendo, senza scandalo di nessuno se non di noi, di Fratelli d'Italia, che autorevoli esponenti politici, alcuni peraltro anche leader dei loro partiti, stanno prospettando e avanzando l'idea per cui le prestazioni sanitarie dovrebbero essere garantite sulla base della scelta o non scelta di sottoporsi a un trattamento come il vaccino. Ho sentito parole scandalose pronunciarsi negli scorsi giorni, che ripeto, fossero state pronunciate da chiunque di noi, mi metto io, dalla sottoscritta, avrebbero portato paginate di insulti nei nostri confronti. E invece, perché pronunciate da una sinistra ipocrita, sono state taciute e messe sotto silenzio, se non fraintese. E no. Io voglio ricordare che il nostro sistema sanitario è un sistema universalistico, che è un fiore nei principi dei nostri diritti garantiti dalla nostra Costituzione, per cui si cura chiunque, a prescindere dalla scelta di vita, a prescindere dal fatto se ha determinato o meno l'ospedalizzazione di una persona. Guardi, sottosegretario, addirittura a prescindere se l'ha mandata all'obitorio, sa? Perché seguendo il ragionamento che ho sentito qualche giorno fa di un noto esponente politico di questa maggioranza in una nota trasmissione televisiva, noi dovremmo togliere in modo disumano le cure a chi per esempio si droga, perché non è una scelta di vita che io non condivido, però è un fragile, lo proteggo e pretendo che il mio sistema sanitario lo aiuti. A un alcolizzato? C'è chi di noi è astemio, non ne condivide la scelta di vita di bere continuamente tutto il giorno, ma pretendo che il mio sistema sanitario lo aiuti. E se è coinvolto in una malattia, lo salvi, lo curi, provi a salvarlo. Non condivido il modo in cui determinate persone gestiscono la propria sessualità. Ma non è che quando entra una persona che è infetta dall'HIV dico che non si deve curare. Pretendo che lo Stato la curi e faccia anche prevenzione. Lo pretendo. Non è che se una persona è finita in carcere io mi sogno di dire che dalle carceri devono uscire i medici. Non si tratta più di una non condivisione di una scelta di vita, si tratta di un danno che quella persona ha fatto alla collettività, si è macchiata di un reato, ha mandato magari all'ospedale, qualcuno ne ha determinato l'ospedalizzazione, magari l'ha mandata anche al creatore, magari un assassino.
magari il più afferrato degli assassini, ma questo Stato, questa Italia, dimostra la propria civiltà anche se cura l'assassino. E voi che sbandierate e nessuno tocchi Caino e che andate a fare i cortei all'interno delle carceri sul trattamento disumano dei detenuti, vi mettete a sindacare sulle prestazioni sanitarie a un cittadino italiano che paga le tasse, non ha mai violato la legge e che per scelta personale decide di non sottoporsi ai vostri provvedimenti? E non l'avete zittito quel personaggio? Non ho sentito una polemica nei suoi confronti, non ho sentito una parola contraria. Vi siete vergognati forse, spero, della deriva a cui avete mandato anche parte dei vostri colleghi in un ragionamento pericolosissimo, pericolosissimo, da cui dobbiamo uscire necessariamente fuori, perché vengo nuovamente all'incipit del mio discorso. Esisterà un giorno in cui questa pandemia sarà finalmente sconfitta, non per merito vostro, in cui questa pandemia verrà finalmente sconfitta, e quel giorno io vorrò avere ancora uno Stato di diritto da difendere, delle libertà da difendere, un sistema sanitario da difendere, cure per tutti da difendere, al di fuori di ogni giudizio morale, al di fuori della supponenza a cui ci avete abituato, al di fuori dell'arroganza con cui avete infarcito i vostri provvedimenti, perché qua si tratta di arroganza, avete perso la razionalità. Io uno Stato arrogante non lo voglio. Alla prepotenza preferisco la giustizia, al sopruso preferisco l'equilibrio. Non pretendo che una libertà, come voi volete far credere all'esterno, che noi si dica prevalga sull'altra. Non pretendo che il diritto del lavoro valga di più del diritto alla salute pubblica e privata, ma pretendo un punto di equilibrio. Pretendo che chi governa abbia una visione d'insieme che garantisca l'equilibrio tra gli interessi, tra i diritti e tra le libertà. In questo si vede uno Stato giusto da uno Stato prepotente e vendicativo, e voi ci state portando verso la seconda strada. Allora vedete, quando questa pandemia sarà debellata, ripeto, non per merito vostro, come dimostrano i dati di Regno Unito o di Spagna, per esempio, dove questi provvedimenti non sono stati adottati, ma vivono in una situazione migliore dalla nostra. Quando questa pandemia sarà debellata, noi saremo qui a dire che non siamo stati complici di questo disastro. Perché è un disastro istituzionale, è un disastro giuridico, è un disastro sotto il profilo dei diritti, è un disastro economico, è un disastro sotto il profilo dell'istruzione, è un disastro a 360 gradi. Noi saremo qui a dire che non siamo stati complici, a dire che non abbiamo accettato lo spettacolo che avete consegnato all'Italia in questi due anni, peraltro perdendoli questi due anni, perché siamo di nuovo a parlare di restrizioni dopo due anni. Noi lo potremo dire, voi no. E se c'è qualcuno, qualche italiano da casa che dice perché non siete riusciti a farli cadere? Perché purtroppo il coraggio è cosa da pochi. Qua ci sono i coraggiosi.
e sono pochi, ma si chiamano Fratelli d'Italia. Fuori ci sono una massa di irresponsabili che segue la paura e lo scontro sociale, e noi questa paura e questo scontro sociale lo combattiamo. La ringrazio, onorevole Mor-